Fiora, adunati qui perché sto formando un gruppo di volontari per proteggere la città. Si tratta di un progetto segreto. Quando ho dichiarato questa idea, tutti si sono messi contro. Ma ormai ho già stampato 60.000 pettorine e sarebbe un peccato buttarle. Quindi dichiaro guerra al nuovo pericolo che sta minacciando le nostre vite: la Movida. Voi avrete il compito di far rispettare le regole di distanziamento sociale. Finalmente quei runner avranno quello che si meritano! Dio, quanto li odio! Niente, runner, concentratevi su quelli con gli spritz. Tu non mi dici quello che devo fare! Possiamo avere delle pistole. Non potrete avere armi. E un manganello. Nemmeno. E un tirapugni. Le uniche armi che avrete saranno quelle della parola e del sorriso. E che facciamo se quei bastardi non vogliono ascoltarci? Sorridete più forte. Da dove vengo io, parole e sorrisi sono cose da pterodattili. Lo sapevo che saresti venuto, Al. Fidatevi! Se date un dito a un celofisis, quello si prenderà tutto il braccio. Che cosa proponi di fare, Al? Lasciate fare a me e a Lily. In men che non si dica, la città tornerà più deserta dell'ospedale in fiera a Milano. Quei due ragazzi stanno bevendo lo spritz senza mascherina. Secondo te, Lily, sono ad almeno 1,5 metri di distanza? 5 piedi? Voi T-Rex dovreste imparare ad usare il sistema metrico. Da dove venite? Dall'età della pietra? E insomma, ho visto il mio amico che ha preso lo spritz Aperol e gli ho chiesto: è per il tuo ragazzo? No, Lily, dovevi fare solo un sorriso. Ma che sta succedendo? Stavate a 5 piedi di distanza. Io la chiamo Movida Pericolosa. 5 piedi sono 1,5 metri. Ah, ecco, Lily, mi fai sempre confondere. Ed era la mia ragazza, stavamo insieme. Vabbè, io come facevo a saperlo? Possiamo calciare la parte bassa, capo? No, abbiamo sbagliato. Vado a bere del vino. Tu non mi dici quello che devo fare. T-Rex mangia una ragazza. Non parleremo del fatto che i suoi genitori sono islamici, perché non c'entra nulla con la notizia e noi siamo un giornale serio.